Ma ciao YouTubini! Benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati! Grazie per avermi seguito! Ti ricordo che, se non l'hai ancora fatto, di seguirmi ora sul mio canale YouTube Gaetano Donati e sul mio profilo Instagram gaetano.donati. Grazie! Allora, YouTubini, siamo giunti a una nuovissima puntata dedicata al mondo del gossip, il gossip che ci piace davvero tanto. E in particolare continuiamo a parlare di ex concorrenti del GF VIP 5. E una delle mie concorrenti preferite, ormai avete capito, è Rosalinda Cannavò. E appunto parleremo di un'intervista fatta da Andrea Zenga, dove parla di alcuni, l'attuale fidanzato di Rosalinda Cannavò, dove parla di alcuni progetti lavorativi e sogni nel cassetto della sua attuale fidanzata Rosalinda, ex Ado Del Vesco. Allora, intanto l'articolo che vi leggerò tra qualche istante proviene da blogtv.com, cioè questa è la fonte. Leggiamo cosa c'è scritto. Andrea Zenga parla dei progetti lavorativi di Rosalinda Cannavò e svela il sogno nel cassetto della sua fidanzata. L'articolo è dell'11 maggio 2021. Andrea Zenga, ospite di RTL 102.5 News da Francesco Fredella, ha parlato del ritrovato rapporto con il padre Walter e della sua storia d'amore con Rosalinda Cannavò, che procede a gonfie vele anche dopo il grande fratello VIP. Wow, fantastico! Vorrei che mio padre allenasse in Italia. Dopo l'esperienza a Cagliari, spero in un suo ritorno. Andrea Zenga è esordito in questo modo parlando di Walter, ex portiere della nazionale. Anche mia madre tifa per noi, ha specificato Zenga. Successivamente l'ex GFino ha scherzato sull'amico Andrea Zeletta, che gli aveva chiesto una mano per cercare casa. Cercava casa, mi ha contattato, alla fine ha scelto di spendere poco, voleva risparmiare. E per quanto riguarda l'amore per Rosalinda Cannavò, l'ex GFino parla dei suoi progetti lavorativi. Vediamo cosa dice. Ora sta prendendo lezioni di canto, vorrebbe fare un musical, sa recitare, ora sa anche cantare. Un musical sarebbe fatto a caso suo. Lo scherzo delle Iene? Sono stato cattivo, lo ammetto, ma ci sono voluti molti giorni per organizzare il tutto. Alla fine ci siamo divertiti e lei mi ha perdonato. Devo dire che inizialmente anch'io non avrei scommesso nulla di buono sulla riuscita della storia d'amore tra Rosalinda e Andrea. Oggi invece li trovo veramente deliziosi insieme. E qui c'è anche una foto che vi faccio vedere subito, cioè questa, che Andrea Zenga ha pubblicato sul suo profilo Instagram AndreaZenga93, e dove c'è il fratello Nicolò e Marina, cioè la madre, e anche l'altro fratello ancora che non è taggato, questo qui. Allora, vediamo cosa dicono più. No, mi sa che non dice nient'altro, cioè è un articolo davvero molto ma molto breve, dove parla appunto di questa breve intervista appunto di Andrea Zenga a RTL 102.5. Allora, YouTubini, questo breve video è terminato, spero che è stesso l'orario, sono l'1.28, quindi è un po' tardino, dato che domani devo andare anche al lavoro, ho tanto sonno. E buonasera a tutti, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto, un bacio dal vostro Gaetano Donati.